ce la siamo giocata un po' nei primi minuti, abbiamo trovato, diciamo, siamo stati un po' sfortunati, è stato bravo anche il Latina a negarci con Corbucci e con la fase difensiva che mi è piaciuta molto del Latina, devo dire, a negarci forse un gol anche del vantaggio in quei primi minuti. Poi quando siamo andati sotto abbiamo provato, insomma, a ristabilire un po' le distanze, ma ovviamente le motivazioni erano molto diverse, noi ci abbiamo provato. Sì, noi siamo partiti veramente un po' a fari spenti a giugno con la società, abbiamo fatto una squadra molto giovane, alla fine siamo partiti molto bene in campionato, siamo riusciti a ottenere un risultato eccezionale con la prima squadra, andare nei play-off, perché oggi abbiamo avuto, dico io, una severa lezione, anche se forse sul campo non è così, però abbiamo capito che per arrivare a questi risultati ci vogliono giocatori di esperienza come il Latina A, e li faccio un grande in bocca al lupo, come il Loreto, come il Napoli, come l'Augusta, voglio dire. Noi siamo soddisfatti, abbiamo fatto un grande campionato anche con l'Under 21 che ha centrato le Final 8, l'Under 18 che ha vinto il campionato, siamo contenti. Sì, sapevamo che comunque oggi sarebbe stato difficile portare a casa il risultato, forse a livello di motivazioni loro ne avevano qualcuno in più di noi. Però alla fine penso sia al zero, non è proprio, diciamo, un po' bugiardo, perché noi abbiamo avuto tante occasioni, ma noi non abbiamo mai segnato, e poi il loro portiere Corbucci ha fatto di tutto oggi, mentre loro ogni occasione ci hanno punito. Questa è una grande squadra, non Corbucci, questa è la squadra, ci eravamo lasciati un po' di tempo fa, oggi è facile, ma un po' di tempo fa nessuno ci avrebbe dato una lira. Usciamo da questo campo guardando in faccia a chiunque e con la consapevolezza che comunque vada questa squadra posso c'ha le palle. Siamo stati chiamati ad assumerci le nostre responsabilità. Noi in tutti gli anni che siamo qui non ci siamo mai tirati indietro, non ci tireremo mai indietro, perché adesso comunque vada garantisco che questa squadra uscirà dal campo avendo dato tutto e potendo guardare chiunque, perché questo noi faremo. Sarà un turno, ne saranno due, quel non lo so, questa squadra sicuramente darà tutto quello che ha fino all'ultima goccia in campo. Noi sappiamo che la squadra che siamo, abbiamo dimostrato con Loreto a Brutino in casa, col Modugno, e adesso con una squadra che sta a un punto di prendersi i playoff. Loro hanno detto che venivano aggressivi a giocare qua, ma noi al completo, come vi ho detto prima, l'altra settimana, siamo un altro tipo di squadra che non merita di stare quinto in classifica. Abbiamo vinto con l'Augusta, con Loreto a Brutino, tutte squadre che stanno sopra di noi, quindi questo penso che qualcosa vorrà dire. È proprio veramente impensabile a un certo punto poterci entrare questi playoff, però conoscevo il valore dei ragazzi, fortunatamente siamo riusciti a esprimere sul finale il gioco che esprime un po' le potenzialità di questa squadra. Ma io credo che il valore della squadra sia un valore importante, ovvio adesso secondo me l'ostacolo importante sarà quello col Napoli, avremo questa assenza per noi purtroppo dura da sopperire, che è quella di Damian Stazione che dovrà saltare la partita, però ecco, io sono fiducioso che riusciremo a fare due grandi gare, poi solo Dio sa quello che ci aspetta, noi dobbiamo essere comunque contenti di aver raggiunto intanto l'obiettivo che era quello dei playoff, che è comunque un risultato storico, però non ci accontentiamo.